Ciao ragazzi, questo è un video per gli infermieri e i medici del Monaldi e della cardiologica pediatrica del Monaldi. Io ho visto tutti i video che stanno facendo di voi, che stanno girando, che state aiutando tutte le persone. Lo so che è una periodo difficile per voi, perché veramente state facendo un grande lavoro. Grazie per tutto che state facendo. Lo so che è molto difficile questo periodo per voi. State facendo un grande lavoro e volete anche stare vicino alla famiglia, che non è possibile, e state facendo tutto. Volevo dare un messaggio di forza e veramente grazie per tutto quello che state facendo. Ok, un bacio e forza. Ciao. Guaio! Come stai? Allora, tutto a posto. Allora, io mi sono tolto i baffetti e tu ti sei fatto i baffetti come me, Ma ti piace o no? Ma sì, troppo bello, sì. Mi hanno detto a Napoli, se non hai da questo... Come stai? Ah, che bel panorama, vedi che c'è dietro, bello. Qua si sta bene. Ho fatto la mia palestra. Ho visto che ti stai allenando, Ma ti posso fare una domanda, che poi è una curiosità. Logicamente io sento che qui parlano di riprendere i campionati, di fare questa cosa, ma per voi penso sia, cioè, come ricominciare un altro campionato, perché è come se, cioè, con uno stop così lungo, senza poi un allenamento che sia come quello che fate sui campi e tutto, penso che per voi sia molto più difficile poi riprendere quando sarà, no? Non lo so, non posso dire niente. dopo mi arriva un'altra multa. Allora parliamo di Cile, parliamo di che vuoi parlare? Di Gomorra? Di che vuoi parlare? Ma io non lo so. Ma la vita tua, che stai facendo? Io sono tornato dagli Stati Uniti, che stavo girando Fargo lì, la quarta stagione di Fargo. Ma sei a Chicago? Adesso sto a Roma, sì. Bravo. Siamo tutti in quarantena. Sì. Però pensa che quando stavo lì a Chicago mi mandavano i video di te che correvi e ti allenavi. No, a me mi hanno detto sempre, quando hai il cane puoi andare fuori, puoi andare a correre, e sono andato a correre con il cane. Dopo me ho capito che vabbè, devi rimanere penso... a casa, tutti a casa, e così ho capito. Bravo. Vabbè, ma te per lavoro comunque, non è che lo facevi come lo fanno tanti lo so, per... Dopo mi sentivo un po' male, ma va bene. Dopo ho capito che è meglio neanche uscire, è meglio stare a casa, e giocavo qua con il cane. Ma ormai parli più napoletano tu di me quasi, lo sai? Il baffo io l'ho fatto... Oh, ma guarda... Ti ricordi quando sono venuto a Castel Volturno quest'anno? Che poi, tra l'altro, io e Marco D'Amore, ci eravamo ripromessi che prima di iniziare le riprese poi della quinta stagione di Gomorra, saremmo dovuti venire a Castel Volturno a salutarvi, però con tutto il suo delirio, mannaggia. Lo so. Purtroppo non abbiamo fatto. C'è sempre tempo più tardi. Ma in Belgio pure la situazione è così, sai, se è come l'Italia oppure... No, si sta arrivando adesso anche in Belgio, sì. Madonna mia, mannaggia. Io quando stavo lì in America... Devo salutare la mia moglie. Saluta a tua moglie, dai. Ciao, amore. Ciao. Thank you.
Allenamento di Driss sopra al terrazzo, Driss e la moglie, guardate. Guardate poi perché è un grande atleta e guardate poi perché fa quei magnifici gol. Strepitoso. Driss, grande, Driss, uno di noi. Cazzo, guarda l'allenamento, guarda. Guarda che allenamento, eh. Lui e la moglie, guarda Ale. La metto pure Grandissimo. io. Metti a fare tale qua, guarda, sta uccidendo la moglie, eh. Infatti la moglie guarda, non scende fino a giù. Lui si stende a terra. Infatti la moglie non ce la fa a reggere il ritmo suo. Grande, si danno il 5. Sta morto per ora, eh. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedevi perché. Di tempo ne è passato e siamo ancora qua. E oggi come allora difendo la città. Ale, 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 ale. Ragazzi, mi raccomando, stiamo a casa, non usciamo, così tutti insieme combattiamo il coronavirus. Ma raccomando, voglio una uscita, state a casa.